Ti appassiona la fotografia dei pianeti? Ti intrigano le sfide? Se sei pratico di imaging planetario, probabilmente ti sei cimentato nella ripresa dei principali corpi del Sistema Solare. E sono felice se sei riuscito ad ottenere dei buoni risultati. Ma se volessi fare delle splendide riprese del pianeta Venere, non perderti questo video. Ti spiegherò qualche trucchetto per ottenere facilmente magnifiche immagini di questo pianeta interno. A fra poco. Solitamente chi pratica questa passione inizia a riprendere Venere dopo aver dedicato le proprie attenzioni a Giove, Saturno e Marte. Nonostante l'osservazione telescopica più attenta mostri un disco pressoché privo di dettagli, con una colorazione tendente al giallo, di Venere è possibile riprendere, oltre che le caratteristiche connesse alla geometria della sua falce, anche dettagli del suo sistema nuvoloso e persino la sua luce cinerea. Come strumentazione non ci sarà bisogno di ottiche esotiche e raffinate. Ogni tubo è adatto a riprendere il pianeta nel visibile, nel vicino ultravioletto e anche nell'infrarosso. Consiglio di utilizzare una camera di ripresa monocromatica che possa far acquisizioni video con una dinamica superiore ai classici 8 bit, in modo da rilevare dettagli a tutte le lunghezze d'onda, anche nel visibile. L'atmosfera di Venere ruota abbastanza lentamente, quindi non ci sono particolari problemi per le acquisizioni. Inoltre la sua albedo è elevata, il che ci consente di usare tempi di esposizione brevi, diciamo circa un 125esimo, e guadagni molto bassi, ideali per raccogliere molti frame. Ma procediamo per step e vediamo prima come è possibile fare delle acquisizioni decorose su Venere. Come sapete, essendo un pianeta interno del nostro sistema, esso non può essere osservato durante il corso della notte, ma solo dopo il tramonto o prima dell'alba. Chi si è cimentato in questo genere di riprese spesso lo ha fatto al tramonto, ottenendo video come questo. Se desiderate migliorare le vostre acquisizioni, però, dovete cercare di riprenderlo in pieno giorno. Secondo la mia esperienza, spesso di giorno si trovano momenti di seeing più favorevoli. Inoltre, il disco del pianeta è più alto in cielo, soffre meno dello spessore degli strati d'atmosfera sopra di noi. Esso può raggiungere dimensioni angolari anche di un primo d'arco ed una fase sottilissima. La sua sottigliezza è misurabile in frazioni di arco secondo, somigliando al primo spicchio di luna e diventando così estremamente spettacolare e brillante. Ovviamente tutto ciò si verifica quando il pianeta è prossimo alla sua congiunzione inferiore e molto vicino al Sole. Sarà quindi problematico rintracciarlo in cielo, ma soprattutto anche pericoloso. Il rischio di puntare accidentalmente la nostra stella è elevato. Il mio consiglio è di schermare la luce solare aiutandosi con elementi del paesaggio come alberi, colline o palazzi. Se non fosse possibile, sconsiglio di tentare una simile impresa. Inoltre, per risolvere il problema di rintracciare la posizione di Venere in cielo, sarà necessario stazionare correttamente il proprio strumento. L'unica possibilità è farlo poco prima dell'alba, cioè prima che rischiari e la polare sia ancora visibile in cielo. Una volta effettuata questa operazione, punteremo Venere molto semplicemente e lasceremo che il telescopio la insegua fin tanto che non riterremo arrivato il momento buono per riprenderlo. Potrete poi ingannare il tempo facendo qualche osservazione visuale. Per esempio, vi eravate mai accorti che la faccia di questo pianeta è già visibile in un cercatore con 6 o 8 ingrandimenti? Quando la separazione dal Sole è inferiore a 10 gradi, è visibile la gigantesca e sottilissima falce. La spessa atmosfera del pianeta rifrange e riflette molto bene la luce del solare. E il disco di Venere risulta illuminato ben oltre la metà, fino al caso limite in cui, a pochi gradi dal Sole, si intravede il disco completo. Ma torno a ripetere, se non siete più che esperti in questo tipo di osservazioni, non ci provate, perché il rischio è concreto ed elevato. È indubbiamente una bella e pericolosa sfida. Se riuscirete a coglierla, ne ricaverete indubbiamente delle grosse soddisfazioni e potrete cimentarvi, come accennato all'inizio, nella ripresa di ulteriori dettagli su questo pianeta. Per farlo dovrete ricercare momenti e posizioni diverse di Venere lungo la sua orbita. Ma di questo possiamo eventualmente parlarne in un ulteriore e futuro video. Per ora ti chiedo di lasciarmi un like se ti è piaciuto il video, di condividere e commentare se qualcosa non ti è stato chiaro o vuoi dare dei suggerimenti, e naturalmente di iscriverti se ancora non l'hai fatto. Nuovi e appassionanti video stanno per essere messi online. Un affettuoso saluto dal vostro astrofilo di quartiere.